Eccoci qua, pronti a partire, Dynamis e Andromeda, pronti e ci siamo sotto l'acqua quest'oggi, Santa Margherita Ligure. Eccoci qua, quadratura sgranata, pioggia fortissima, sembriamo in alta montagna ma in realtà siamo in riva al mare, forse il modo migliore per tenere distanti i turisti che già sono arrivati nelle località marittime. E si parte, amici, un saluto a tutti quanti, grazie per continuare a iscrivervi al canale. Continuate a seguire le nostre avventure, le mie avventure, e a iscrivervi al canale perché, come vedete, le avventure non finiscono mai. Sei e mezza partiti, tutto il giorno tantissima pioggia e la spiaggia la ritroviamo irresistibile, fiume alla nostra destra, dietro quel pontile di pietra. Acqua sporca, pioggia, guardate che macchione, l'abbiamo superato di parecchi metri, ma sotto acqua sporca, vicino a un fiume, pioggia, metodo migliore per tenere distanti i turisti, visto che la stagione balneare è iniziata. Si parte, amici. Eccoli qua i protagonisti di quest'oggi, l'americano, un bel verme, bello robusto, corposo, sanguinolento. Tantissimi surfisti amano l'arenicola, per me l'americano è l'americano, costerà quel che costa, ma per me non può mai mancare questo verme stupendo. Eccoci qua. Sente l'arrivo dell'estate, questa bella arietta calda che spinge il mare, spero almeno di asciugarmi, almeno quello. Adesso c'è il tipico mare che piace a chi pesca dalla spiaggia, senza di vento né sottoriva, un mare completamente gonfio, sporco, bello carico, veramente una bella situazione, almeno a me il mare piace così. Se poi non esce un belino, come si dice qua a Genova, fa niente. Quarto recupero, quarto verme, perlomeno abbiamo capito che cos'è che ci disturba così tanto in queste prime fasi di pesca, sono queste mormorine. Per fortuna un bell'amo del 6. Adesso la slamo e la ributtiamo. 19, smette di piovere, tempesta ci passa davanti, va dritta verso Chiavari. Smette di piovere, scende anche il mare, sempre sporchissimo davanti a noi. Condizioni ottime per la ricerca di ombrine. Adesso vediamo se questo posto che tante ombrine ci ha regalato anche oggi ci regalerà la gioia. Due primi lanci, due esche completamente sparite. Terzo controllo, 7 e mezza, canne in posizione asimmetrica per vedere meglio anche da distante. Attacca il vento, un vento abbastanza deciso, quindi è una giornata all'insegna del cambio di meteo, pioggia, situazione di bonaccia, adesso vento, temporale, le abbiamo prese tutte oggi, ottimo. Eccoci qua, quest'oggi facciamo una serie di piccoli spezzoni come questo, l'ignoranza. Parliamo un po' della montatura, un mini trave già costruito basso, piombo a sfera 150 che ci permette di lavorare bene sulla sabbia. È un terminale lunghissimo con la brillatura 0,25, al massimo saliamo, perché salgo di diametro, perché tengo sempre dei diametri dei terminali molto lunghi. Io sono, per chi mi conosce, un po' controcorrente, un po' testone, di conseguenza non vado a fare le cose che fanno tutti come accorciare i terminali, ma li allungo aumentando il diametro
dei millimetri del terminale stesso. Quindi se vediamo che adesso il nostro 0,25 non lavora più bene, saliamo 0,30 e si va, anche perché con lo fluorocarbon in teoria non dovrebbero vederlo, acqua sporca non dovrebbero vederlo e dovrebbe venire a nostro vantaggio. Quindi seppure il mare è bello tosto, oggi continuano a disturbarci queste mormorine terrificanti. E anche questa la slamiamo e ributtiamo. Venti in punto, si sta alzando il mare, bella risacca sotto di noi. Adesso è sicuramente una fase di buon allenamento, vento davanti, terminali molto lunghi, un buon allenamento perlomeno quest'oggi. E intanto si continua a pescare, non si sa mai che esca la sorpresa. E mezza, guardiamo un po' bene questa situazione. Canne appena lanciate, sempre bei cani. Guardiamo a 40, 50, 60 metri si crea la linea di passaggio tra una zona completamente torbida e la zona di pascolo. Lì, tra quei due colori, i pesci tendono a pascolare maggiormente. Rientrano dentro e escono sempre in quella linea. Guardate, tanto per farvi capire anche un attimino il vento, situazione interessante, una giornata pressoché di allenamento, si continua. Dopo tanto aspettare, eccola che arriva, l'ombrina.